Buenas tardes. Buenas tardes. Primero, pido disculpas si no puedo hablar español porque la última temporada en Brasil ensinó mucho portugués, mesmo si vuestro idioma me encanta, no consigo hablar español más. Perciò tocca a te. Prima di tutto vorrei ringraziare la Federazione Spagnola. Primero quería agradecer a la Federación Española per questo invito. Io non sono un allenatore a cui piace molto fare il relatore ai corsi, fare l'insegnante. Io non sono un entrenador al que le gusta mucho dar clases. Anche perché non sono laureato, la mia formazione è avvenuta sul campo. También porque no soy un entrenador graduado, mi formación viene della cancha. Quindi mi sento abbastanza distante da questo tipo di cose, ma ho accettato volentieri per il prestigio del corso, per la sfida che comporta mettersi alla prova nel condividere le cose. Pero he aceptado con ganas porque por el prestigio del curso y por el desafío que representa venir aquí a impartir su clase. E soprattutto perché potevo gratuitamente ascoltare gli interventi dei nostri colleghi, che è sicuramente un modo importante per migliorarsi. Y porque también gratuitamente podía escuchar a mis compañeros y que representa una manera para mejorarse. Siccome spesse volte gli allenatori non hanno la possibilità di vedere lavorare gli altri allenatori, como muchas veces los entrenadores no podemos ver trabajar a otros entrenadores, quindi ogni occasione di confronto per me è super importante per migliorare. Cada ocasión para confrontarse para él es muy importante. Anche andare in Brasile per me è stata una sfida di questo tipo, la possibilità di confrontarmi con Bernardinho, con Zé Roberto, con Paolo Cocco, con Luis Omar, con questi tecnici di livello assoluto. También ir a Brasil ha representado un desafío para poder confrontarse con entrenadores de allí como Bernardo, Zé Roberto. Però questo porta con sé lo stesso problema. Quando si è avversari è impossibile chiedere a Bernardo: posso venire a vedere gli allenamenti di muro difesa della tua squadra, o a maggior ragione se poi vinco qualcosa contro di lui. Però claro, questo también representa un problema perché se Bernardo es mi avversario non posso pedirle di ir a ver sus entrenamientos. Ma andiamo nel tema. Ho cercato di essere abbastanza sintetico, di entrare con decisione su un aspetto, quello che ritengo più importante della fase break point, della fase cambio palla. Ho sentito cose molto interessanti in precedenza e penso che ritroveremo alcuni concetti. Voy a ser bastante sintético, vamos a trabajar un tema muy específico de la fase de K2 y después de haber escuchado intervenciones anteriores interesantes vamos a desarrollar algo parecido. Ok, quindi io comincerei subito con la prima slide e ho tolto dalla mia considerazione molti aspetti del contrattacco, la battuta, la difesa, la tecnica analitica. Ho cercato di focalizzare l'attenzione su quello che per me in questo momento personalmente rappresenta l'interesse principale, il fuoco principale della mia attenzione come allenatore per la mia squadra, chiaramente. He quitado muchos aspectos del K2, come può essere, per esempio, il saque, para focalizar la atención en un único, en este caso, en un único aspecto que para él es muy, muy importante. Y la cosa que me interesa de più condividere con voi, a propósito de questo fuoco, dove sto mettendo il fuoco nel mio lavoro, è l'attacco di contrattacco. La considerazione che la priorità nel contrattacco è
fare punto, non è difendere tanto. El tema que va a desarrollar es que en la fase de K2 el aspecto más importante es el ataque de contraataque, no es defender, no es la defensa, sino el contraataque, hacer el punto. Es. Cosa facciamo di quella difesa? Okay. ¿Qué hacemos con esa defensa? Di tutte le possibilità di contrattacco, poi logicamente ci sono delle differenziazioni legate alla qualità della difesa, legate alla difficoltà dell'attacco avversario, ma quello che mi interessa è cercare di attaccare con più volte possibili, con il maggior numero di attaccanti possibili, quindi potenzialmente in tutte le situazioni in cui è possibile attaccare con 4 attaccanti nella situazione di contrattacco. Questo è quello che sta occupando la mia attenzione in questo momento. La fase de K2 evidentemente depende de varios factores, depende de la calidad de nuestra defensa, depende de la calidad del adversario, pero lo que intentamos buscar siempre es lo de atacar con el mayor número de atacantes posible en todas las situaciones posibles. E rispetto a quello che è stato detto poco fa nell'ultimo intervento, in queste due frasi mi sembra che riassumano abbastanza bene quello che è il mio punto di vista rispetto al contrattacco. Per me l'idea deve essere quella di cercare di velocizzare il gioco in più situazioni possibili, e senza dubbio concordo con l'aspetto di cercare di giocare su tutta la rete. Las últimas dos frases resumen muy bien lo que es su idea en el K2, o sea, buscar siempre la posibilidad de jugar de manera más rápida posible, incluso si no es el colocador el que coloca la bola, y además lo de intentar contraatacar aprovechando toda la amplitud de la red. Puoi continuare. Mi piace, questa è una cosa che io cerco di fare, mi piace codificare le situazioni di contrattacco in funzione di 5 settori della rete, quindi mi piace considerare la rete il campo fondamentalmente, con una zona centrale, se vogliamo dargli una dimensione di circa 1,5 metri, che è la zona solitamente presidiata dal centrale avversario nella situazione di lettura, e 2 zone laterali del campo, quindi 1, 2, 3, 4, 5 zone del campo nelle quali mi piace sviluppare il mio contrattacco. La idea è codificare las situaciones del contraataque, dividiendo la red en 5 sectores, donde el sector central, que tiene una amplitud alrededor del 1,5 metros, que es el que presidia el central adversario, tiene a su lado otros dos sectores. De esta manera vamos a dividir la red en 5 sectores imaginarios. Ok, in questo senso faccio una distinzione tra la situazione di free ball, tra la situazione di difesa positiva, ovvero quando la mia squadra è in condizione di mantenere quell'idea di giocare con 4 attaccanti, di giocare rapido, e la situazione con difesa negativa, che è senza dubbio quando l'unica possibilità che abbiamo è quella di giocare con una situazione di palla alta. La idea entonces a partir de aquí es dividir la organización del juego en función de si estamos jugando un free ball, si estamos jugando con defensa positiva, o sea una defensa que nos una defensa buena que nos permite atacar, mantener en juego todos nuestros 4 atacantes, y la situación de defensa negativa donde prácticamente lo único que nos queda solo es la bola alta. Ok, en este senso, en la situación de free ball, me piace codificar una diferencia. En el ataque a 3, cuando abbiamo una situación de ataque a 3, generalmente concordo con l'idea generale di centralizzare molto
la difesa, l'appoggio, il primo tocco. Poi quando en situación de free ball, si tenemos nosotros tres ataques, la idea que comparte con lo que se ha dicho anteriormente es la de centralizar bastante la defensa, o sea, que la defensa vaya hacia el centro del campo. Cioè del, ma mi piace evitare di attaccare quella zona centrale. Mi piace che il mio centrale si proponga per un primo tempo dietro l'alzatore, dipendendo dalle caratteristiche del centrale, perché ci sono centrali che non sono molto forti negli stacchi a un piede, quindi il caso opposto potrebbe essere quello di una palla 7, io non so come chiamate queste palle in spagnolo. La idea è che le gusta che la difesa vaya hacia el centro della red, però lo que no quiere es que se juegue en el centro de la red. Entonces, que el central vaya a hacer una corta por detrás, dependiendo de sus características. Quiere decir que si no es un jugador, una jugadora en este caso, buena haciendo el salto con un pie, es preferible jugar alma. Ok, e combinare con l'attacco del centrale e gli attacchi dei due esterni una palla di seconda linea altrettanto fuori dalla zona centrale della rete. Quindi le seconde linee, in questo caso combinate con il primo tempo dietro, mi piace che sia una seconda linea un po' più tra zona 5 e zona 6 che non nel centro del campo. Y conectado a estos tres ataques de primera línea habrá también un ataque de zaguero, pero en este caso también no le gusta que el zaguero sea por el centro. Claro, que el ataque de zaguero vaya un poco entre 5 y 6. Ok, questa è la situazione ideale che io generalmente codifico per il mio contrattacco della free ball, soprattutto quando ho un centrale che è in condizione di giocare bene questo tipo di palla. Questa è la codifica della situazione quando tenemos un central che juega bien la corta por detrás. L'alternativa, io credo che nel maschile ci sia molto di più la tendenza a utilizzare i giochi in sovrapposizione di tempo invece che di spazio, quindi si lavora molto di più con un primo tempo e una seconda linea che è nel tempo sovrapposta alla palla del centrale. En masculino probablemente la tendencia es más la de jugar en superposición entre la corta y la pipe, el zaguero por 6. Sí, encima del central. Quello che sta succedendo un po' nel femminile è appunto questa idea invece di giocare con una palla più spostata, ma con il primo tempo avanti. Sto vedendo negli anni, anche abbastanza recentemente, dall'anno scorso con quest'anno, anche solo nel campionato italiano, ho visto andare molto più verso una situazione simile a quella del maschile, cioè nel caso del primo tempo avanti cercare di giocare molto di più in sovrapposizione di tempo. La tendenza nel femminile también, in caso di che se juegue la corta por delante, es la de jugar con el zaguero por 6 en superposición con el central. Logicamente, se utilizziamo la 7, la seconda linea rimane nel centro del campo. Questo mi sembra abbastanza ovvio. In questo caso, si se usa alma, también l'attacco por zaguero va por el centro della cancha. Nella situazione di attacco a 2, la codifica della palla della free ball per me è cercare di avere sempre lo stacco a un piede, sempre la fast, e nell'idea di avere i quattro attaccanti, nell'idea di evitare la zona centrale della rete, collegare come seconde linee una seconda linea dell'opposto tra 1 e 6 insieme a quella seconda linea dello schiacciatore di posto 6 tra 5 e 6, oltre chiaramente alla palla di posto 4. Quindi sempre quattro attaccanti, sempre quattro dei cinque settori della rete, possibilmente nelle situazioni migliori, più facili, evitare la zona centrale. Quando stiamo con due attacchi, la idea è giocare prioritariamente con la fast della centrale, e in questo caso l'opposto
va a atacar un poquito más hacia el centro de la cancha, entre 1 y 6, y el defensor de zona 6 va a atacar también un poco, se desplaza un poco más hacia la izquierda como antes, entre 5 y 6. Ok, questo mi sembra abbastanza semplice, ci vuol tanto a spiegarlo perché dobbiamo tradurre. Qual è la situazione che fa enorme differenza tra le squadre che sviluppano il gioco a un livello più alto e le altre? E cosa fanno della situazione di difesa positiva? Ok, questo è abbastanza facile realmente de spiegare. Lo che marca la differenza con equipos de certo livello è come organizzano il contraataque con una difesa positiva. Ok, quindi nella situazione di difesa positiva ci sono due situazioni che non sempre si verificano, ovvero la disponibilità del centrale e la disponibilità soprattutto dello schiacciatore di seconda linea. In un livello di gioco poco evoluto o mediamente evoluto, queste due caratteristiche sono spesso abbandonate, è palla in 4, palla in 2. En situación de defensa positiva, la diferencia la marca la posibilidad de mantener en acción, en contraataque, el central y el jugador de zaguero, que en equipos de alto nivel sí consiguen llegar a atacar, o por lo menos muchas veces lo consiguen, y en equipos de más bajo nivel esta situación no se da, entonces se juega mucho bola alta en 4 y 2. Quindi quello di cui vorrei parlare in questa lezione di oggi è quanto può essere importante creare un sistema di attacco per velocizzare questa struttura di gioco, tenendo in considerazione che poi el foco de la charla de hoy es intentar crear un sistema de juego que permita esta tipología de contraataque, o sea, que tanto el central como el jugador de zaguero puedan llegar a atacar. Però la parola sistema significa che tutti devono partecipare, che tutti devono sapere riconoscere la situazione e dare disponibilità per proporsi in questa situazione di attacco, perché se il giocatore che si propone per giocare una palla rapida è uno solo e gli altri non sono pronti per attaccare, può essere che sia in una peggior situazione di attacco invece che in una situazione migliore. Quando parliamo del sistema intendiamo che tutto l'equipo tiene che stare in condizione di seguire ese sistema, perché se al final è solo uno il giocatore che segue le istruzioni, al final si può incontrare in situazioni incluso peggiori che se non la siguieranno. Anche in questo caso mi piace codificare gli attacchi di contrattacco, in particolare quando il mio centrale scende da una situazione di muro contro l'opposto avversario, preferisco che attacchi con la 7. La codifica del contraattacco in questo caso è di questa maniera: quando il nostro central baja di bloccare all'opposto avversario, la idea è che si quede attaccando Alma. Combinando la palla del posto 4, la palla dell'opposto e possibilmente la pipe dello schiacciatore di seconda linea, nel caso dell'attacco a 3. Combinando questo evidentemente con gli attacchi di 4 e 2 e del zaguero per 6. Nel caso dell'attacco da zona 4 avversaria, mi piace fare una differenza in questa codifica. Tutte le volte che il mio centrale scende da muro contro la zona 4 avversaria, l'idea principale nell'attacco a 3 è quella di riproporsi perlomeno per un primo tempo dietro. Quando attacca il posto 4 avversario hay que hacer una diferenciación. En caso de que tenemos 3 ataques, el central debería llegar por lo menos a jugar una corta por detrás. Quando siamo nella situazione di attacco a 2, sempre cercare di riproporsi per la fast. En caso de que en el que tenemos 2 ataques, la idea es intentar siempre proponerse para jugar la fast, para atacar la fast. E qui logicamente entra in gioco la capacità dell'opposto e la comunicazione tra i giocatori di definire, nel caso della fast, l'utilizzo di quella seconda linea che io chiamo gamma, più corta,
ok? Per l'opposto, da combinare perlomeno con la pipe dello schiacciatore, se non ancora con quella situazione di una palla più aperta tra zona 5-6 che io chiamo più. In questo caso è super importante la coordinazione con l'opposto, che dovrebbe andare a attaccare de zaguero un poco más hacia 6, y el zaguero de puesto 6 puede atacar por el centro o, como antes, un poco más desplazado hacia la izquierda. Okay. È logico che nell'attacco a due ci sono dei centrali molto specializzati che, anche scendendo da muro da questa zona, possono tranquillamente proporsi con la fast e va benissimo. Anzi, cerchiamo di fare sempre fast con gli specialisti di quella palla. In caso di attacco con due attacchi, hai centrali specializzati en atacar la fast, entonces, aunque bajen de bloquear al opuesto, la idea es intentar que lleguen a atacar la fast. Ah, una nota riguardo quello che diceva lui prima: io non so niente del maschile, non conosco nessuno del maschile, parlo solo del femminile. Lui è il primo allenatore del maschile che conosco oggi, lui è il secondo, quindi devo sicuramente riferirmi soltanto a quello che succede nel campo femminile. Contrariamente a lo che decíamos antes, él no conoce nada en campo masculino. Puoi continuare. Así que solo hablamos en este caso en términos de equipos femeninos. Quali sono gli aspetti che fanno la differenza nella costruzione di questo sistema? Indubbiamente la differenziazione del primo tocco di difesa, cioè la capacità di riconoscere quando dalla difesa possiamo solo chiedere una palla alta in mezzo al campo o quando possiamo cercare una palla positiva, ed è qualcosa che noi dobbiamo proporre ai nostri giocatori. ¿Cuáles son los aspectos que marcan la diferencia? El primero, sin lugar a duda, es la diferenciación del primer toque de defensa. O sea, reconocer si es una defensa a la que solo le pedimos una bola alta en medio del campo o si es una bola a la que, con la que podemos intentar jugar más hacia la red, entonces proponer juegos más complejos. E i due aspetti riguardanti gli attaccanti sono la capacità di adattare le rincorse d'attacco e i colpi per un gioco più veloce, ovvero nel caso dei centrali l'esigenza, mamma mia, poi desde el punto de vista de los jugadores, lo que hay que tener en cuenta es la adaptabilidad de los mismos a batidas de ataque más complejas y a golpeos más complejos en función de la idea de juego veloz que tenemos. Ovvero, gli attaccanti per riproporsi, per giocare con velocità, devono tenere in considerazione di non allontanarsi troppo dal campo. Los atacantes primero, para poder jugar rápido, tiene que considerar la idea de no poder alejarse mucho del campo. I centrali, per me, secondo la mia idea, di non avere la preoccupazione, l'importanza di accentrarsi, di andare verso il centro del campo. Los centrales no tienen que tener la preocupación de moverse mucho hacia el centro del campo, ma avere a disposizione la distanza da rete che permette almeno l'ultimo passo, lo stacco della rincorsa d'attacco, ovvero il destro-sinistro per saltare. Sino tener en consideración la idea de alejarse lo mínimo suficiente de la red para poder tener por lo menos el último paso de la batida. Nel caso della uscita da muro contro l'attacco di zona 4, sto cambiando molto il mio modo di pensare, probabilmente distante da quello che succede nel maschile. Mi piace, un esempio che adesso vediamo poi a video, l'idea, scendendo da posto 4, di prepararsi più vicino alla linea laterale per entrare con questo tempo, o nella fast fare una rincorsa un po' più perpendicolare a rete, un po' più terzo tempo della pallacanestro, ma che dà la possibilità di
aprirsi, non incontrarsi con l'alzatore che entra, ok? E rimanere disponibile a seguire il gioco per prepararsi ad attaccare. In caso di attacco del 4 avversario, la idea es que el central también no se vaya mucho hacia el centro, sino se quede un poco pegado a la línea, de modo que pueda atacar la corta por delante o también una fast detrás con un tiempo parecido al del tercer tiempo del baloncesto. Quindi la cosa più importante è salvaguardare l'ultimo passo della rincorsa, sia per gli esterni che per i centrali. Entonces, lo más importante es salvaguardar el último paso de la partida para todos los atacantes. Los aspectos metodológicos son tres cosas que me guían en el trabajo, en las cuales yo creo, que son el objetivo que tenemos es de hacer durar la acción poco. La acción debe finir, no debe. Il nostro obiettivo non è che ci siano 500 scambi tra una squadra e l'altra. Noi tutto quello che facciamo lo facciamo perché l'azione finisca. Questa è la prima cosa. Hay tres aspectos metodológicos importantes. El primero es que el objetivo del contraataque es el de hacer terminar el rally. O sea, no nos interesa que el rally dure mucho tiempo, sino que cada vez que tenemos nosotros la bola, intentar acabar l'azione. Noi lavoriamo per far finire l'azione. Ma puoi leggere. L'altro aspetto importante, ho sentito parlare precedentemente del lavoro sintetico, una cosa che io nella mia metodologia di lavoro avevo un po' messo da parte. Ho lavorato in analitico molto e molto nel globale, soprattutto con le squadre professionistiche, con le squadre di livello più alto, ma sto tornando a dare molta importanza al sintetico perché facilita, toglie un sacco di variabili nelle situazioni di gioco, toglie molte variabili, ma dà la possibilità di avere sempre presente quello che succede prima e quello che succede dopo dell'azione che dobbiamo lavorare, che è un qualcosa che se si lavora solo nell'analitico e poi si cerca di trasportare nel globale, non sempre c'è il transfer giusto per ottenere il miglioramento che vogliamo. Anteriormente él trabajaba mucho con analítico y luego global, y ahora está un poco retomando el tema del trabajo en sintético porque permite eliminar muchas variables que hay en el juego, entonces centrar la atención en un determinado aspecto, concentrar la atención en un aspecto, en lo que pasa antes y lo que hay que hacer después de ese aspecto, y que probablemente pasar de un analítico directamente a un global no siempre es la mejor opción. Ok, soprattutto nel femminile e soprattutto per le cose in cui le ragazze sono pigre, tipo riproporsi i centrali, proporsi dalla seconda linea. Nel femminile molte volte io devo difendere, poi dopo vediamo. Esto es muy importante, sobre todo en el femenino, en todos esos aspectos donde las chicas son más vagas. Entonces, el trabajo que centra atención en lo antes y lo después es muy importante. L'ultimo aspetto della mia metodologia di lavoro è considerare, ho rubato questa parola alla scuola americana, sebbene loro usino i punti in tutto quello che fanno, mi piace considerare una parte importante dell'allenamento scuola, cioè anche situazioni di gioco dove impariamo qualcosa senza punti, ma dove possiamo focalizzare l'attenzione sugli aspetti su cui dobbiamo lavorare. L'ultimo aspetto è il che il chiama Volleyball School, cogiendo questo termine dello americanos, anche los americanos ponen puntuación a todo, y es lo de entrenar como escuela sin puntuación, focalizando la atención en un determinado problema, sin la presión de los puntos. Ok, se puoi far partire il video, quale il DK. Volleyball non c'è. Quindi facciamo un po' questo. È solo un video per dare quell'idea sul discorso dei centrali. Mi interessa vedere un esempio con voi di un giocatore di altissimo livello, Robin de Cruyff, una centrale olandese, che secondo me è emblematica
per la volontà, oltre che per l'efficacia, di riproporsi nella situazione di contrattacco. Vamos a ver un ejemplo con una jugadora Cruyff holandesa de alto nivel para comprobar lo que estamos hemos hablado hasta ahora. Due, intendo sempre il primo tempo dietro. Due es corta por detrás. Chiaramente nel campo avversario, dopo la situazione di muro, subito riaprirsi verso la linea per riproporsi. Hay que mirar el central que bloquea, la amarilla en este caso, y el movimiento que hace después de bloquear. Es la de este campo ahora. Questa è un'azione differente, per parlare dell'abilità di questo attaccante nel riproporsi. Estamos hablando en términos de habilidad del central de volver a contraatacar. Come appena sceso dal salto d'attacco, si apre, cerca distanza da rete, cerca la linea laterale e salvaguarda quell'ultimo passo destro-sinistro per poter attaccare. In quanto baja del bloqueo, busca inmediatamente abrirse y poder atacar salvaguardando por lo menos ese último paso. La situación de Fast. Sí, lo mismo, ahora va a analizar la situación de Fast. Con la idea de una rincorsa un poco più perpendicular a rete. Esta es la idea de la batida un poco más perpendicular a la red. E guardate quanta strada può fare per riproporsi nella situazione d'attacco. Ma io credo che si tratta soltanto di allenare, si tratta soltanto di voler far fare ai nostri giocatori questa cosa. Non sto parlando di quanto sia efficace, io so che nessuno di voi ha in palestra una giocatrice così, lo so benissimo, ma a scendere da muro e correre da un'altra parte del campo lo possono fare i giocatori di tutti i livelli, poi noi decideremo se è meglio passargli la palla o no. La idea è che è una questione di lavorare esos movimientos. Luego probablemente ninguno de los jugadores que tengamos aquí tiene la capacidad de atacar una bola como esta con cierta eficacia, pero la capacidad de llegar hasta ahí, eso sí. Cuando se habla con las estadísticas sul total de un campeonato, de una clasifica, yo no concordo mucho con confrontarsi con uno studio del genere. A me piace di più pensare a confrontarmi con le statistiche delle migliori quattro squadre del campionato. A me piace pensare di cercare di copiare quelli che fanno meglio, non la media del campionato. Quando miramos las estadísticas, quando termina la temporada, miramos las estadísticas de toda la temporada, la idea para él es un poco lo de mirar las primeras cuatro, no la media de la liga, sino mirar más a las primeras cuatro e intentar mejorar según esa media. Un último, poche azioni della 7, credo la situazione più comune, più facile, nella situazione di uscita da rete dopo l'attacco del posto 2 avversario, distanziarsi, salvaguardare quell'ultimo passo. Ora la central, después de bloquear, se queda jugando Alma, intentando sempre salvaguardar el último paso de la batida, por lo menos. Con un occhio attento si può vedere anche la preparazione degli attacchi degli esterni di rete, che allo stesso modo cercano distanza, salvaguardare perlomeno l'ultimo passo d'attacco e non allontanarsi troppo dal campo. Si miramos también a las puntas, también ellas intentan no alejarse mucho de la red para salvaguardar por lo menos el último paso y no separarse, salir mucho hacia fuera del campo.
pam pam, destro, sinistro, attacco. Stop, ok. Possiamo andare nel campo. Io vorrei, nelle proposte di allenamento di oggi, cercare di fare attenzione a questo aspetto, cioè non muro difesa, ma situazione di contrattacco, in particolare situazione di free ball e la situazione di difesa positiva. Ok? Quindi due o tre esercizi per dare un po' questa idea delle seconde linee e dare un po' questa idea del riproporsi per il contrattacco. Okay, ahora en los ejercicios no nos vamos a fijar mucho en el tema de bloqueo y defensa, sino en esta idea de poder volver a proponerse para atacar después de la defensa. Esto. Okay. Me toca, estamos verme. Se puoi aiutarmi con i ragazzi, sì. Buonasera. Due alzatori, uno in un campo, uno nell'altro. Uno in una cancia, uno nell'altra. Tutti gli altri in zona 1-6-5 in quel campo, tre attaccanti, 1-6-5, altri fuori. Solo tre in 1-6. È un libero? E 5, libero? Tenéis libero? Aquí. Perfetto, qui sta il libero e il libero sta fermo in questo campo. Vabbè, cominciamo che puoi attaccare, ok? Dopo l'attacco si cambia campo. Dopo l'attacco cambia questo campo. E solo gioco dalla seconda linea. Solo zero. Cominciamo con 5 che attacca 5, 6 che attacca pipe, 1 che attacca una palla, io chiamo 0. Ok, cada uno attacca per su zona. 5 per 5, l'alzatore può attaccare di prima intenzione quando vuole. Ecco, il valore può essere finta. Possiamo mettere in gioco la palla dove cade tranquillamente. Dopo aver attaccato si cambia di campo. Opa! Vai! Ottimo! Allora, l'aspetto che mi interessa cominciare a trovare con loro è va bene che comincino controllando il colpo, puoi mettere la palla in gioco? Ah, ok. L'aspetto che nos interessa è che i giocatori tengan control sobre l'attacco. L'idea è di far difendere, colpire il difensore. L'idea è buscare al difensore. Ottimo. Centralizzare la difesa. Quando possibile, una situazione di difesa abbastanza facile. Buscamos que la defensa vaya hacia el centro cuando es posible. Vai, vai, vai. Perfetto. Situazione di difesa, già un'attenzione particolare su questo aspetto. Ok, stop. Perfetto. Il libero fermo in questo campo in zona 5. Adesso facciamo, il libero non si muove, girano tutti gli altri attaccanti nello stesso modo. Il libero non si muove. Probabilmente serve un altro qua fuori. In questo campo proviamo a giocare quelle due palle di cui parlavo prima. La più, ok, possiamo tenere in considerazione pressappoco questa riga. La più la attacchiamo in questa zona del campo. E l'attacco per 6, un poco desplazata. Okay. Vale. E la gamma la attacchiamo in questa zona del campo, appena al di qua di questa macchia. Okay. Vale. E l'opposto anche attacca un po' più hacia dentro. Mentre in quel campo continuiamo con la pipe, con la 5 e con la 0. Le tre palle nello stesso modo. In questo campo come antes? 1, 6, 5. Potete chiamare questa palla, gamma, gamma, più. Gamma, più. La bola, la bola che attacca qui, la chiamiamo. Più, vai, e la di gamma. Gioca. Ok. Ok, stop. Si presenta subito il problema sul quale vorrei intervenire. Immediatamente si presenta un problema nel quale hai che intervenire. Continuate pure con questo controllo del colpo, senza esagerare con la forza, così possiamo sviluppare bene l'attacco. Ok, seguimos así, sin mucha forza.
controllare il golpeo, vale? Solo ma per sviluppare il gioco alla velocità che io vorrei spingere la mia squadra in questo tipo di palle, mi piacerebbe che loro, quando l'alzatore tocca la palla, fossero già sul sinistro e avessero soltanto destro e sinistro da fare per attaccare, quindi velocizzare questo tipo di palla. Nel momento in cui l'alzatore tocca la palla, loro sono già sicuramente sul passo sinistro. Solo in este campo, quando il colocador ya tiene il pallone en la mano, vosotros estáis ya con el listo para hacer el último paso de la batida. Proviamo su tutti e due i campi questa velocità. Vai, alzatore, cerca di adattare più rapida, più sì. Dentro. Tempo alto, gioca tranquillo. Questo. Sì. Alzatori, potete velocizzare ancora di più la traiettoria della palla. Lo scolocatore che juega più rapido. Gli attaccanti stanno aspettando sul sinistro, devono stop. Una cosa importante, gli attaccanti stanno rispettando questa idea, stanno sempre sul sinistro quando l'alzatore tocca la palla, ma quando la palla parte dalle mani devono aspettare, perché la palla è ancora molto alta. Cerchiamo di giocare una palla più veloce, di modo che loro passano dal sinistro ma hanno fretta di correre, non aspettano. Prova a passare questo messaggio. La idea dell'ultimo passo, quando il colocador tiene il pallone in la mano, la stanno rispettando gli attaccanti, però entonces las bolas de los colocadores tienen que ser más rápidas, si no ellos tienen que esperar. Más rápido. Vai, opa. Más rápido. Vai, continua. Buscare il difensore a te che continua l'azione. Ok? Mezza cosa. No, stop. Bola. Levanta rapido, Dio caro. Va. Levanta rapido. Isso, va. Opa. Gioca. Vai, continua. Eccola. Ecco, migliore, va. Sì. Vai, prepara. Vai. Sì. Vai, rapido, buono, ottimo tempo, ottimo timing. Ok, stop, ultima attenzione. Bene per cominciare a fare questa cosa, ma gli attaccanti non si devono preparare ad aspettare sul sinistro. Solo devono far coincidere il sinistro con il momento del tocco della palla. Perciò voi vi preparate, potete aprire la rincorsa, potete fare tutto quello che volete. L'importante è che quando tocca la palla passate di qua, ok? Ma non è che dovete prepararvi due ore prima così. Non è che stare parati in questa posizione, sino la idea è che quando lui tenga il pallone, vosotros deis questo passo. Però non è che tenete che esperare così che tocca la bola, vale? Vai, continua. Questo no, a più, vai, ancora, qua, per, là, vai, più, tempo, ok, lui può anche aprire la rincorsa di più, non è che deve tagliarla per forza. Il che attacca por 6 può aprire la battita, può aprirsi un poco más. La gamba! Una palla più corta. Sì. Dai che c'è. Ok.
Tentiamo di fare una cosa super difficile. Una cosa super difficile. Ma che secondo me può sviluppare l'abilità anche dei giocatori a muoversi nel campo. Questo serve per sviluppare l'abilità dei giocatori per muoversi nella cancia. C'è una caratteristica che loro hanno molto buona, secondo me, particolarmente buona, che è la capacità, quando la rincorsa è direzionata in una direzione differente, di rivolgersi con le spalle, con il corpo, verso la rete. Una caratteristica molto buona che, anche hagáis la battuta in diagonale, luego al final sempre os orientáis bien hacia la fuori. Lavorano tutti molto bene fuori dalla rincorsa. Se possono, possono anche aprire la rincorsa prima, non è un problema, anzi, meglio, nonostante loro siano molto bravi in questo genere di cose. Però podéis también abrir un poco más la battuta, ¿vale? Abrir un poco y luego hacer la battuta recta. Ok, allora la cosa super difficile è anche il libero attacca, gira, eccetera. Ok, quando difende il giocatore di posto 6, quando difende il che sta in 6, 5 attacca la più, il 5 è il che va a attaccare la più, 1 attacca la gamma, e 1 attacca la gamma. Ok, quando difende il giocatore di posto 1, 6 attacca la 0, 5 attacca la pipe. Si difende l'1, il 6 attacca 0, cioè separa la dell'opposto normale, e il 5 attacca pipe. Se difende 5, 6 attacca da 5 e 1 attacca da 6, pipe. Si difende 5, il 6 attacca in 5 e l'1 attacca pipe. Ok, chi attacca va dall'altra parte, e che attacca dall'altro campo, sempre si entra in zona 6. E si entra sempre in zona 6. Ok? Chiaro? Proviamo. Vai. Opa. Entrambi i campi? Entrambi i campi fanno la cambia passata. Campo normale, come stavamo facendo. Chi attacca cambia campo. Però di là fanno nei due stesso. Campi uguali. Ok. Se hace lo mismo en las dos canchas, en los dos campos, aquí igual. Se defiende 6, gamma più, chi difende non attacca. Vai. Chi difende non attacca. Chiama. 5. La. Isso. Ok. Buona idea. Oi. Se parlate di più, si capisce meglio. Va. Opa. Dai. Gioca. Opa. Ok. Vai. Continua. Più gamma. Più gamma. Gamma forte. Bene. Vai. Ok. Stop. Una cosa. Buono, ottimo. Lo facciamo per imparare questa idea di cambiare le rincorse. E anche se si è lontani da dove si vuole attaccare, volersi riproporre per attaccare. Questo lo facciamo per entrare nella idea di cambiare le battute secondo le difese. Ma la seconda parte? Essere disponibilità, dar disponibilità per attaccare. E dar sempre disponibilità per attaccare. Cosa può aiutare a far funzionare l'esercizio meglio? Cosa può aiutare per che l'esercizio funzioni meglio? Cosa? Pregunta. Hablar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tirarlo alto. No. Hablo yo porque si no, no comemos nada hasta medianoche. La qualità da difesa, qualità da difesa, la qualità della difesa, la qualità da difesa. E se non possiamo dar molto più qualità, molto più qualità, perché è una bola molto forte, per lo meno altura, colocare un poco più di altura, va. Se non possiamo dar qualità, buscar più altura.
Difende 5, buona, buono, via via 5, cazzo. Yes. Sì, ok, stop, stop, molto buono, molto meglio di quello che pensavo, molto bene. Muy bien, muy bien. Ok, la seconda proposta, quindi questo esercizio, questo primo esercizio, poi si possono aggiungere delle varianti, comandare la direzione del colpo, per poter lavorare anche di più sui colpi, un sacco di varianti, ma l'idea è le 4-5 situazioni di seconda linea che mi interessano, il tempo che mi interessa, la loro abilità a cambiare direzione della rincorsa. A este ejercicio se pueden añadir muchas variables, como tipología de ataque y tal, pero la idea es desarrollar esta idea de tener diferentes zonas de ataque. La segunda, el tiempo, timing de ataque, una pala más rápida. El tiempo de ataque. Y tercero, esa capacidad di variare la capacità di variare las batidas. Ok, ho bisogno adesso di 6 giocatori in un campo e 6 nell'altro, ciascuno nel proprio ruolo. 6 per ruolo. Passaggio successivo, organizzazione della free ball. Organizzazione della free ball. Ok, come dicevo prima, a me piace nella situazione di free ball tentare di tenere quei 4 zone di attacco, ma non la zona centrale attaccata. Quindi questa squadra gioca la fase di attacco, il centrale cerca sempre di attaccare il primo tempo dietro. In questo campo intentamos che il centrale vaya sempre alla corta por detrás. Ok? Posto 6 cerca sempre di attaccare la più, quindi questa palla qua. Vale. Il 6 va alla più. Ok? Gli esterni, le loro palle. Las puntas, vuestro balón normale. Ok? L'obiettivo adesso è di pensare solo all'organizzazione della free ball, quindi la qualità del primo tocco e questa idea di organizzazione di attacco. L'obiettivo ora è pensare in questo tipo di organizzazione, ¿vale? Con qualità della difesa, okay. E luego los movimientos de ataque. In questo campo solo muriamo e difendiamo. Aquí y rigiochiamo la palla nel campo avversario. Aquí solo hay bloqueo y defensa y volver a jugar la bola en el otro campo. Ok, così la prima azione io lancio una palla che in 2 tocchi deve andare nell'altro campo. Él manda un balón, en 2 toques tiene que ir el balón al otro campo. E loro organizzano l'attacco della free ball. Ellos organizan la free ball. Contro uno contro uno di muro. Lui mura al posto, lui mura il centrale a opzione e lui mura al posto 4. Bloquea uno contro uno, central con central, el lateral con opuesto y opuesto con el lateral. Ok, siamo? Se c'è difesa, abbiamo 3 tocchi normali per alzare per posto 6 che si prepara per l'attacco. Insieme a tutti, si preparano tutti per l'attacco, ma se c'è difesa la palla la alziamo qua in mezzo e la giochiamo di là senza saltare. In caso di che defendamos in questo campo, tutto il mondo si prepara per attaccare, però l'attacco solo viene di 6 e facile a altro campo per dare altra free ball. Ok, 2 situazioni differenti, organizzazione della free ball e già quell'idea di riproporsi per i contrattacchi. Un campo lavora un aspetto, l'altro campo lavora l'altro. 2 tocchi per regalare la palla di là. Alt. La prima azione, quella che comincio io, è uno contro uno. Se difendete e mandate di là, muro libero. Poi si continua con la palla qua in mezzo. Pam, pam, è muro libero. Solo la prima azione è uno contro uno, la demás normal. Ok? Opa, 2 tocchi. Buona di grazia. Organizza. Tempo costa. Là. Esso, ok. Vai di nuovo. Là. Due tocchi. Esso. Dai che ne. Difesa lì. Vai. Un'altra palla. Opa. Facile, poi. Sì. Rete del 3. 3 attaccanti, eh? Levantador, Armador, come si fa? Come si apre? E lo fundo. L'opposto non attacca?
Attacco a tre. Ah, stiamo. Con là è sempre attacco a tre. Tre attacchi. La due è il primo tempo atrás, una rete di tre. Tre attacchi. Perché sto lanciando una palla così brutta? Perché lancio una bola mala. Non ho capito. Sì, ma perché arrivi una free facile, Però spera che la free sia real, non vale con lanciarla direttamente all'altro campo. Quando prima parlavo di non allenare l'esercizio, ma allenare il gioco, però sono io che mi devo impegnare per fare che quella palla sia free. La idea è la di non entrenar el ejercicio, sino entrenar el juego. Entonces es el entrenador el que tiene que crear las condiciones para que se cree una free al otro campo. Porque si lui ha una palla qua facile, non deve regalarla facile, deve mettere più in difficoltà possibile. Sono io che cerco di fare una situazione facile per loro, ma loro, anche senza saltare, sempre devono cercare di attaccare il più possibile quel campo. Perché se il 6 tiene una bola ahí fácil, ovviamente lo che tiene che fare è intentar mettere in difficoltà l'equipo avversario. Però se il está obligado a pasarla mal, evidentemente estamos recreando una situación de frivol real. Va, opa. Va, non salta, ma attacca. Vai, 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 che c'è? Vai, una difesa, che sviluppo, desenvolvimos il gioco. Corto, là, due, Vai l'attacco là, corre la palla, vai, finché non facciamo una difesa buona. Dai che c'è, dai che c'è, che c'è, che c'è. Ok, 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 vai che ci siamo. Ehi, uno contro uno, frente e salta, sangue, opzione, vai, opa. Perché non difendiamo mai? Perché no? Perché non difendiamo mai qua? Ah, perché qui nunca difendiamo? Ok, perché? Perché non difendiamo mai? E che cazzo? Io ho solo detto che lui non può saltare, non che deve fare un regalo. Cerca là, la porta, là in fondo. Vamos! Opa! Ok. Già meglio, vai! Ok. Ok, puoi colpire col contrattacco, non saltare, ma puoi colpire. Sì, vai. Vai, sei, vai, così, ecco che comincia a diventare difficile. Vai, 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 vai. Okay. E già non è più una free ball, e già non è più una free ball. È sufficiente un colpo piedi a terra e già diventa un allenamento per loro per mettere con qualità la free ball. Ya con un ataque con pies en el suelo se le hace a ellos más complicado jugar. Attacco a due. Levantador, la rete. Una rotazione dei schiacciatori centrali. Sì. Ok. Proviamo, proviamo quel discorso di... C'è un centrale che può fare meglio quel discorso dello stacco piede? Pata del femminino, non si tratta... Okay. Proviamo il discorso della fast nell'attacco a due con la gamma e con la più. Quattro punti rete, non il punto centrale. Proviamo? Vamos a stessa provare. Regola, Manteniamo quattro punti di attacco e la red. Che giocatore, cazzo, che abbiamo lì. Vai, vai. Vai, 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 in difficoltà. Perché? Occhio, solo l'opposto, solo che deve fare una cosa prima e già
dopo va a fare la zero, quello che è abituato a fare, normale, eh? Normale. Pensa quanto serve allenare un aspetto per poter sviluppare nel gioco. Eh? Sì. Vai, opa, traduci pure. Vai là, appoggio, fast, sì, vai, ok, difficile, sì, ok, là, buono, molto bene. Rubiamo qualche minuto in più, un'evoluzione, l'ultima situazione che mi interessa fare, questa è l'idea della codifica della palla free. Come si codifica una free goal? È per farlo succedere tante volte, perché se lascio il gioco libero viene fuori una free ogni 25 minuti di gioco. Eso es para que se vuelva a reproducir muchas veces la misma situación. Adesso solo un aspetto legato alla preparazione delle rincorse d'attacco, nella situazione di contrattacco. Vamos a ver el tema de las preparaciones de las batidas. Tutti i campi. Tres ataques en los dos campos. Un opposto vero. È mancino o destro? Zurdo o yes. Zurdo. Porca. Aspetta che facciamo di là. Vai. Allora, l'idea è, dopo l'azione di muro, preparare la rincorsa di contrattacco, perlomeno avere a disposizione l'ultimo passo, destro o sinistro. Ok? Questo è l'obiettivo principale. Il gioco adesso è libero. Juegas libre, el objetivo principal es, después de bloqueo, que todo el mundo pueda hacer por lo menos el último paso de la batida, que se quede disponible para atacar. Ok, per lui sono due palloni differenti quelli che metto in gioco io. Per l'opposto? Per l'opposto. Para él hay dos tipos de bolas diferentes. La prima palla, io attacco facile sul libero, il libero direttamente alza e lui attacca quella alzata. Él ataca al libero. El libro tiene que levantar, colocar directamente la bola al opuesto. Tú ataques, ¿ok? La segunda situación, lui ataca su cualquier defensor de la sua squadra. Ci sono tre tocchi a disposizione, ma lui si prepara e attacca. La segunda es que tú ataques a uno de ellos tres, con tres toques tienes que volver a atacar tú. Luego y después, dopo possono fare quello che vogliono. Il resto es juego libre. Okay. Libre. Prima palla, espera l'attacco. Opa! Vai e vai, lì, e gioca. Vai, pensa, va, proponi. Ok. Ok, seconda situazione. Attacchi tu. Gira, attacca, forte. Prepara. Ok. Molto bene, gioca, Ok, posto 4, stessa cosa. Vai. E 4 è lo mismo. Diretto, Poi vai. Opa. Gino, again, come si dice? Ancora, mais uma. Otra, lo mismo, otra lo mismo, igual. Ok, poco mais di qualità. Là, troppo alta. Ancora, meno alta. Dentro il campo, meno alta. Vai. Hai che levantarla dentro la cancia, Sì, vai e gioca. Libre. Ok, adesso è difficile cercare di incidere molto sui tempi d'attacco, ma la mia idea di secondo tempo è la stessa di cui parlavamo prima, cercare di giocare una palla dove lui è già sul sinistro, nel momento in cui l'alzatore tocca la palla. Ahora mismo es complicado insistir mucho en el tema de los tiempos, del timing, pero la idea es la de antes, lo de que cuando el colocador tiene la pelota en la mano, el atacante esté dando el último paso de la batida. Per cominciare, porque poi può anche essere che quando l'alzatore tocca la palla, giocatrici, parlo di femmine, giocatrici più evolute, quando l'alzatore tocca la palla già stanno uscendo dall'ultimo passo. Eso es para empezar. Jugadoras más evolucionadas,
cuando la colocadora tiene la pelota en la mano, ya están haciendo el último apoyo de la batida. Ok, la tua, tre stock. Stessa cosa, simulare l'esigenza in uscita da rete nella situazione d'attacco. Ok, poi, uomo, ombre, Dio caro, attacca forte, va! Ma cos'è? Ferma, parali! Ma cos'è? Attacca forte! Forte, cazzo, va! Oh, cazzo! Isso, bravo, molto bene. Ok, central, ultime quattro palle, bola. Ultime quattro palle, però centrale. Ultime quattro palle, centrale, spostamento di muro e salto. Ok. Con displazamento. Quando lui scende dal salto, io lancio la palla per l'alzatore, lui deve prepararsi per la sette, prima palla. Quando bajas del bloqueo, él pasa la bola al colocador que te coloca directamente. Ok, la prima palla. Esta es la primera bola. La seconda palla, siempre usciendo da rete. La segunda lo mismo, bajas de red, pero ahora tenéis tres toques. La primera es con un toque, la segunda con tres. No sé qué manda. Él que manda. Vai. Opa. Pa. La, tatán, tatán. Ok. Ok, di nuovo, ancora una. Lo mismo. Va. Opa, cerca la palla. Ok, molto rapida, ma quando lui tocca la palla, le braccia stanno già salendo, sono già alte. Poi ancora, puoi non aver saltato, ma le braccia salgono prima. Quando il collocato tocca la bola, puoi non saltare todavía, però i brazos ya tienen que estar arriba. Vai. Opa. Io do un po' più di traiettoria alla palla che lui la può vedere. Gioca. Ok, seconda palla. Seconda bola, ora tre stocks. Vai, opa! Tempo. Ok. Gioca. Ehi, bola. Free ball. Sì. Molto bene. Free ball, perfetta la palla di free ball. La free ball tiene che ir perfetto. Una cosa che lui fa, va benissimo, per me nel femminile, l'idea è non aprirsi troppo da questo lato, ma può solo cercare distanza per la sette. La idea è che non ti abras mucho hacia quattro, sino che hagas una battita. Stessa cosa da questo verticale. Lato, la due. Aquí lo mismo. Dietro. Vas a bloquear a dos y cuando bajas lo mismo. Prova, pero vas a la corta detrás. Ok. Prova quella cosa, prova quell'idea quando scendi da rete di andare verso la linea laterale, non verso il centro del campo. Prova lo de bajar de bloqueo y en lugar de moverte hacia el centro de la cancha te mueves hacia afuera y luego vas a atacar la dos, sí, corta atrás. Vai, opa, prima palla. Primera bola. José que manda. Vai. Yes. Vai, busca la bola, vai per tempo dietro, sì. Vai, difesa! Ancora una. Vai. Aspetta che lancio la palla, Tempo, prepara. Sì, buona velocità, ottima velocità di gioco, ottima velocità di gioco. Tengo che sperare un poco, Seconda situazione. Con spostamento di muro. Comando, sarà tre tocchi. Tre tocchi, vai. Tempo, verso la linea. Si prepara. Ok. Loro sono molto bravi perché per dimostrare gli esercizi controllano molto bene l'attacco. Sono buoni perché ellos para demostrar los ejercicios controllano muy bien. Molto bene, controllano l'attacco. Los ataques. Potrebbero osare un po' di più con la qualità della difesa. Potrebbero, per dimostrare quello che voglio io, osare un po' di più spingendo più palle, magari più alte, però in una zona positiva di attacco. Potrebbero intentar forzare un poco más, intentando acercar más la defensa a la red. Sono stati chiari questi due o tre aspetti?
Sono chiaro? Per oggi, grazie mille ragazzi. Grazie.